in questo numero del TG Giovani. 9 adolescenti su 10 temono il cambiamento climatico. L'Inghilterra vieta il cellulare a scuola agli under 16. Una maratona per avvicinare le studentesse alle materie STEM. Ciao ragazzi, 9 studenti su 10 sono preoccupati per gli effetti del cambiamento climatico, soprattutto in Emilia-Romagna, dove a maggio dell'anno scorso hanno vissuto l'alluvione. La paura c'è ancora, non lo nego, perché non ci sono state modifiche. La situazione è messa come prima, gli argini non sono stati sistemati, c'è ancora del fango in mezzo al fiume e mi dispiace dirlo, ma potrebbe risuccedere, potremmo riperdere di nuovo tutto. Acqua e cambiamento climatico sono strettamente correlati. Piove sempre meno, ma quando piove, piove in maniera sempre più intensa, in modo così intenso che appunto le nostre infrastrutture, i nostri ecosistemi non riescono a gestirla, con poi impatti che appunto, abbiamo parlato del caso Emilia-Romagna, sono evidenti a tutti. Se quest'acqua venisse raccolta, pensiamo a bacini di accumulo, noi potremmo appunto recuperarla e trattenerla per quei momenti dove acqua ce n'è di meno. Anche se siamo così tanto vicini alla tematica ambientale, oltre la metà degli adolescenti non beve acqua dal rubinetto. Noi abbiamo chiesto a loro quali sono i motivi che ti spingono a bere l'acqua del rubinetto. Intanto la praticità, l'hai direttamente appunto a casa tua, è facilmente accessibile. Un tema di economicità, perché comunque c'è anche un risparmio economico, e altri ci dicono è una scelta responsabile, quindi lo faccio anche per un tema di sostenibilità ambientale, di riduzione magari anche dei miei spostamenti. Uso l'acqua del rubinetto per tipo riempire la borraccia così quando vado in giro, ma poi a tavola abbiamo l'acqua, quella nelle bottiglie di vetro, per capirci. Io bevo l'acqua dal rubinetto perché non ho voglia di andare a prenderla e poi perché è un buon sapore. Io bevo acqua dal rubinetto solo se non c'ho voglia di prendere il bicchiere fuori o l'acqua dal frigo. Io bevo acqua dal rubinetto perché i miei genitori non hanno voglia di prendere quella dal supermercato e quindi bevo quella che c'è. E voi cosa ne pensate? Bevete acqua dal rubinetto? Da Radio Immaginari è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao! Ciao ragazzi, io sono Mattia e sono qui, come al mio solito, per raccontarvi le tre notizie più importanti di questa settimana. Direi di iniziare subito. Prima notizia, in Inghilterra sarà vietato l'uso del telefonino a scuola ai minori di 16 anni. Ma non solo durante le ore di lezione come da noi, ma anche durante l'intervallo e la pausa pranzo. Fondamentalmente questa decisione è stata presa per due motivi. Uno, per proteggere i ragazzi dai fenomeni del bullismo online, e due, per alzare il livello di attenzione e la qualità di apprendimento degli studenti. Voi cosa ne pensate? Seconda notizia, a Milano 2 ragazze su 10 arrivano a non uscire di casa con il buio per paura di essere minacciate o aggredite per strada. Questo sondaggio è stato fatto intervistando e raccogliendo migliaia di segnalazioni fatte da donne dai 18 ai 35 anni. E voi avete paura di uscire da sole o da soli quando c'è buio? Fatecelo sapere sul nostro profilo Instagram Radio Immaginaria. Terza notizia, non ci potete credere, ma un bambino di 8 anni ha fatto la storia. Infatti è diventato il più giovane giocatore a battere un grande maestro di scacchi in un torneo. Pensate che proprio un mese fa un altro bambino di 8 anni aveva stabilito lo stesso record, ma a differenza dell'attuale campione questo bambino aveva 5 mesi in più, quindi adesso ufficialmente il record ce l'ha questo nuovo bambino. Bene, queste erano le tre notizie che abbiamo trovato per voi questa settimana. Da Radio Immaginare è tutto, ciao! 100 giovani di 2 istituti superiori lombardi hanno partecipato a LV8 for Girls, maratona organizzata da Fondazione Vodafone in collaborazione con Junior Achievement, dedicata all'apprendimento delle nuove competenze nel campo dell'intelligenza artificiale generativa e alla loro applicazione. L'iniziativa ha l'obiettivo di ideare soluzioni innovative per far avvicinare le ragazze alle materie STEM e al mondo della tecnologia e del digitale. Adriana Versino, presidente della Fondazione Vodafone Italia. In realtà abbiamo creato una Mission Impossible, quindi una quasi storia parallela a quelle già presenti nelle app. Dovranno usare ChatGPT da lì per riuscire a risolvere questo mistero, perché sono scomparse le pubblicità su Instagram e stanno cercando un amico hacker. Hanno un'ora di tempo adesso per iniziare a fare il primo pezzo del loro lavoro giornaliero e da lì partiranno poi i lavori della giornata.
In Italia, secondo gli ultimi dati Istat, solo una laureata su 6 ha un titolo in discipline STEM rispetto a un laureato su 3 fra gli uomini. L'evento, che si è svolto al Theater del Vodafone Village di Milano, si inserisce nell'impegno di Fondazione Vodafone Italia nel trasmettere le competenze digitali ai giovani attraverso l'app nata per coinvolgerli in percorsi di formazione attraverso il gioco. Penso sia anche un modo per comunque conoscere altra gente, vedere un ambito lavorativo che non avevamo mai visto, come per esempio quando si sono presentati i lavoratori della Vodafone, e comunque sembra una cosa veramente interessante.